No, allora, Fotocunti in realtà è un grande risultato. È un risultato di un fallimento, tra virgolette, visto che noi non concepiamo il fallimento. O meglio, pensiamo che il fallimento, più che essere un termine, sia un inizio, sia una rinascita. Fotocunti è la rinascita di un, un'evoluzione di Fototopia. Quindi, no, dicevo, è una naturale evoluzione della cosa, perché da quell'apparente fallimento sono nate un sacco di altre cose, un sacco di collaborazione, la conoscenza di tante altre persone molto intelligenti, molto intraprendenti, che hanno deciso di fare nella loro vita quello che noi abbiamo deciso di fare nella nostra, no? Quello di cercare uno sviluppo territoriale in una terra apparentemente martoriata e maledetta da Dio, come dicono gli altri, che per noi in realtà è una terra molto fortunata, da una fortuna molto nascosta. Evidentemente sta fortuna te la devi scavare, te la devi creare e la devi edificare, ok? Quindi Fotocunti, alla fine dei conti, è l'edificazione, è la ricerca di una fortuna. Abbiamo 5 fantastici fotografi. Li avete fatti già i nomi dei fotografi? Sì, li avete presentati, li avete intervistati. Sono delle persone fantastiche, assolutamente. Tra l'altro Guido Guglielmelli, che è uno dei 5, sta facendo il compleanno adesso, lo stiamo festeggiando. Sono delle persone a cui abbiamo chiesto di dare un occhio artistico, perché la fotografia è arte, su questo non ci piove, di dare un occhio artistico ad un tema che abbiamo scelto, che è il risveglio, i risvegli di questi piccoli borghi come Cleto, Albidona, da cui provengo, Torre Mezzo di Falconara. Soverato non è un piccolo borgo, è una grande città, c'è bello a Soverato sempre. Abbiamo chiesto a questi fotografi di interpretare la cosa, stanno andando in giro da 36 ore, un paio di giorni, stanno percorrendo queste salite, questi vicoli, e sicuramente faranno un grande lavoro. Questo lavoro sarà presentato poi alla mostra fotografica del, non è del Cleto Festival, è del Cleto Festival, ok. Quindi sarà una grande cosa, che poi si intreccia direttamente con le nostre uscite fotografiche, quello che stiamo cercando. Che le nostre uscite fotografiche che stiamo organizzando come Fototopia, il Festival Fabbrica del Tempo ad Albidona ad agosto 2018. Insomma, c'è una grande interconnessione di cose, di questo siamo molto felici, perché riusciamo a fare rete territoriale davvero. Per me stare qui queste due notti significa aver intrecciato una rete territoriale, conoscere Ivan Rell e tutti i suoi fantastici collaboratori significa intrecciare una rete territoriale, sicuramente di collaborazione tra territori assolutamente distanti, ma insomma la Calabria è lunga, è larga, è grande, e quelli che cercano di fare qualcosa, insomma, sono in pochi, ed è bene che si parlino, ecco. Si parlino, che collaborino, che interagiscano tra di loro. Quindi, in definitiva, per rispondere alla domanda, cos'è Fotocunti? Fotocunti è una grandissima opportunità, una grandissima cosa, come è una grandissima opportunità il Cleto Festival, come una grandissima opportunità Fabbrica del Tempo, come una grandissima opportunità, come sono una grandissima opportunità tutte le attività che hanno un substrato culturale, che vengono organizzate in questi posti, perché noi lo facciamo senza scopo di lucro, senza scopi di gloria, lo facciamo solo perché abbiamo deciso di vivere il nostro territorio al 100%, abbiamo e pensiamo che nel nostro territorio ci sia un tesoro nascosto, e stiamo cercando di scavarlo e di farlo uscire fuori.